Joker di Jovic, fermi tutti perché vinceranno Tricolor. Mamma mia, la Fiorentina d'Italiano vince 7-0 contro il Real Vicenza, ovviamente è la prima amichevole stagionale della Viola nel ritiro a Moena 2022. Jovic si presenta veramente bene, 4 gol per carità, una squadra comunque costruita con giocatori svincolati. Molti tra l'altro sconosciuti, cioè quasi tutti, però comunque interessanti, perché diciamo che è una squadra costruita per far notare questi calciatori magari da club importanti, no? E, cioè comunque una struttura interessante da seguire, ecco. E quello che si è notato di più è stato il portiere, mi sono parlato pure il nome, Rodriguez, cioè ha fatto veramente una gran partita nonostante abbia preso 7 gol, qualcosa di pazzesco, perché comunque ha fatto veramente tantissime partite. Parate, una in particolare su Jovic che ha fatto un miracolo clamoroso, ma comunque tantissime parate, no? Perché la Fiorentina ha tirato veramente tantissime volte, tra l'altro, verso la porta avversaria. E oggi si è visto il gioco d'italiano, per carità, non esaltiamo la Fiorentina, quella è riunita ovviamente, perché queste sono amichevoli, era il minimo fare tanti gol, anche se all'inizio sembrava essere una Fiorentina imprecisa, nonostante comunque nel primo tempo ha espresso il gioco che vuole Vincenzo Italiano, perché è stata veramente molto fluida, che attacca tantissimo, molto possesso palla. Cabral però si divora un gol clamoroso, Biraghi una punizione clamorosa vicino al gol, un palo, una, due traverse, una cosa, due pali, una traversa, se non sbaglio, quella di Bonaventura clamorosa, poi tra l'altro arriva il gol grazie al tocco della traversa, perché Biraghi calcia un altro di calcio di punizione pazzesco, la palla colpisce la traversa, probabilmente entra, sorpassa riga, ma poi arriva in elevazione Nico Gonzalez che la manda in porta e fa il gol dell'1-0, poi il 2-0 di Pirozzi, comunque giocatore della Primavera. Oggi molte sovrapposizioni da parte sua, comunque si è fatto valere là in mezzo al campo, molti cambi poi nel secondo tempo, sappiamo, un amichevole, quindi voleva sperimentare l'italiano. Si accende la Fiorentina comunque nel secondo tempo, nonostante i cambi, nonostante abbia tolto tanti calciatori, e diciamo entrano Amrabat, Duncan, Sottil, Venuti, Jovic e compagni, e Jovic si presenta col gol al 55esimo spiazzando su un calcio di rigore il portiere avversario, rigore ovviamente netto tra l'altro che subisce lui, poi 4-0 di Iconé che sposta palla, poi tiro ribattuto, poi gran giocata, la butta dentro, quindi qui anche fortunato, ma Iconé se cresce sotto il punto di vista realizzativo diventa un fenomeno, perché anche oggi ha dimostrato di essere veramente un giocatore devastante in velocità, a livello tecnico, a livello offensivo, cioè non lo riprendi, solamente che poi ovviamente deve assolutamente, sto facendo troppe rime, migliorare sotto l'aspetto del gol. Poi il 5-0 di Jovic che fa la doppietta, pazzesca giocata di Duncan con Iconé che poi serve di tacco di prima, qualcosa di incredibile, cioè se questa fosse stata una giocata in Serie A se ne sarebbe parlato veramente tantissimo. E poi a porta vuota Jovic la scarica in porta, 6-0, sempre tutto suo, strepitoso, azione top, Grass, Terzic dentro, colpo di testa veramente clamoroso, e poi arriva il quarto gol, perché ne fa 4 il poker, e anche se non l'ho visto, comunque sempre di Jovic. Fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento italiano, veramente sfracella la squadra avversaria, poi ovviamente è un amichevole, la Fiorentina deve migliorare sotto l'aspetto realizzativo, è vero ne ha fatti 7, ma nel primo tempo qualche sbavatura di troppo. Noi ci vediamo alla prossima, e sempre comunque forza grande Roma.